Allora, quello che era attorno di me era questo, per mi sa che il loro pensiero, allora ci sono tantissime persone, quindi c'erano tantissime persone che hanno suggerito nel modo che mi hanno chiesto, allora tu hai incontrato qualcuno, io no, ok, loro sì invece, perché qua abbiamo questo telefonino che dice che tu vuoi incontrare qualcuno, volevi incontrare lui, io no, non mi ricordo, ah ricordati per bene, perché se no ti mettiamo in carcere per 30 anni, ah oh, ma io non ricordo, ma forse hai incontrato lui, forse hai incontrato lui e non hai ricordato, questo lui gliel'hanno anche specificato, ma il fatto che era il capo, ah, allora, il fatto che ho ricevuto questo messaggio di Patrick, che loro erano molto molto prese da questo, e quindi il fatto che ho ricevuto un messaggio da loro, però scusate, questo non è possibile andare avanti così con questa lettera, per favore, viva Dio, no, scusate, se noi smettiamo, scusate, eccolo qua, io chiedo una sospensione, noi chiediamo una sospensione di 5 minuti, scusate, per favore, viva Dio, Presidente. Mi metto sto facendo un controesame e devo cercare di essere messo in condizione di farlo. La difesa cerca di impedirlo. È una situazione e lo sta impedendo. Scusate, per favore. Ah, no, scusate, un attimo, ecco. Si raccolgono tutte le sollecitazioni, tutti i suggerimenti, poi la Corte decide lei. Allora. Eravamo rimasti a lui, se poi lei ha la necessità che sospenda l'udienza, noi sospendiamo. Si fa anche presente, e fa presente a tutte le parti, che l'imputata offre le risposte che vuole offrire. In qualsiasi momento può anche dire io non rispondo, e risponde in questi termini. Non è che la si possa continuamente, le si possa continuamente richiedere sulle stesse circostanze. Non è un test, quindi per l'imputata vigono regole diverse, dobbiamo stare alle risposte che dobbiamo stare alle risposte che l'imputata offre, in qualsiasi momento può dire basta, per cui non è che dobbiamo, a un certo punto si deve passare anche ad altre circostanze, perché una certa circostanza è stata richiesta, l'imputata ha offerto risposta a quella sera. Il momento delle valutazioni, per carità, è sempre difficile distinguere, perché poi si arriva sempre con le domande e le valutazioni sulle stesse, però è uno sforzo che tutti devono fare proprio per garantire la regolarità, la serenità, la ritualità stessa del momento processuale. Quindi chiedeva il pubblico ministero i suggerimenti, se lei vuole una sospensione. Se invece possiamo esaurire magari in questo momento, lo esauriamo. Allora, lei ha offerto una prima indicazione introducendo questo pronome, lui. Ecco, è piuttosto generico, anche se è un pronome personale, se la persona non viene in qualche modo o individuato, se a lei fu individuata. Allora, questo lui le fu detto chi poteva essere, oppure non come avvenne? Allora, per questo fatto che loro dicevano che io avrei incontrato una persona, poi hanno detto di questa cosa del messaggio, chiedendomi ma sei sicuro che non ricordi aver incontrato questa persona perché hai scritto questo messaggio? Nel messaggio c'era indicato il mittente o il destinatario. No, era questo messaggio che ho scritto a il mio capo di lavoro, che ho scritto va bene, ci vediamo più tardi, buona serata. Questo per però loro è un messaggio il cui destinatario può essere una persona non conosciuta. Risultava a chi la stava interrogando chi era il destinatario di questo messaggio, a chi era inviato. Sai che non lo so se è scritto sul telefono, ma ha detto che ho ricevuto un messaggio da Patrick e poi che loro hanno cercato nel telefono.
suo messaggio, ma hanno trovato quel messaggio che mi ha dato a lui. Questo sì, e poi le volevo anche chiedere, se stiamo parlando del pubblico ministero, una puntualizzazione, perché lei ha risposto in italiano, però così come... Scusa, infatti. No, va bene, lei ha risposto in italiano nel messaggio, però le volevo chiedere, visto che lei insomma, è in lingua inglese, lei quando scrive in italiano, lei cos'è mentalmente? Prima pensa in inglese e poi traduce in italiano o viceversa lei riesce direttamente a pensare in italiano? No, in quel periodo dovevo pensare prima in inglese, fare una traduzione e okay. Poi scrivere. Infatti era un chiarimento su quella frase. Prego pubblico ministero, magari ecco, poi esauriamo una circostanza. Sì, capito. Sì, alla fine stiamo alle risposte che l'imputato. Io volevo solo che fosse sì. Chiaro un concetto, che nella lingua italiana suggerire vuol dire indicare, chi suggerisce indica un nome e quell'altro lo fa proprio. Questo è il suggerimento. Io ecco, quindi le domando, il nome Patrick, dice, gliel'hanno indicato i poliziotti o l'ha detto lei? E gliel'hanno indicato dopo aver visto il messaggio sul cellulare o così, prima di averlo visto? Allora io le contesto. A pagina 95, non so qual è la pagina della difesa. Sì, no, vabbè, però se leggiamo... Pagina 95, io gliela leggo. Prima della contestazione, qual è la domanda? La domanda è... La domanda su cui lei si è opposto, la domanda relativa al suggerimento. Perché il suggerimento vuol dire che la polizia... Quindi, la polizia... Io lo interpreto così. La polizia le dice è stato Patrick e lei conferma e indica Patrick. Questo è il suggerimento della lingua. Scusate, allora però, per favore, torniamo all'imputato. Quale fu il suggerimento? Perché a me è sembrato di aver capito, noi non conosciamo ovviamente l'interrogatorio del 17-12, è quello mi sembra l'interrogatorio usato per la contestazione. A me è sembrato aver capito che il suggerimento sia consistito in questo messaggio. Patrick Lumumba, destinatario del messaggio o colui che l'ha inviato, insomma il messaggio riguardava questa persona, il suggerimento sarebbe consistito nel fatto che successivamente alla individuazione di questa persona lui venisse detto. In che termini veniva detto questo lui? Che cosa le dicevano? Allora, c'era questa circostanza del fatto che loro volevano un nome, quindi il fatto che questo messaggio era... Può dire volevano un nome in relazione a che cosa? A chi ha fatto questo diritto proprio. Dicevano a me che io sapevo e che io non volevo dire. E se io non volevo dire perché non ricordavo o perché ero una stupida bugiarda. Poi l'hanno sempre questo fatto sul messaggio, sul fatto che proprio hanno... messo nella mia faccia tutto, guarda che sei una stupida bugiarda, non ricordi questo. Io per prima parte non ho ricordato che ho fatto questo messaggio, poi il fatto che c'era questo interprete vicino a me che mi diceva sempre ma forse non ricordi, io ho provato, poi c'era queste persone che dicevano ma prova a ricordare qualcos'altro, prova a ricordare questo fatto che hai incontrato una persona. E quindi stavo là pensando, ok, ricordati, e poi c'era questo e dietro di me che proprio mi... E non è che mi ha fatto proprio male fisicamente, ma mi ha però spaventato. Però siamo al suggerimento, cioè ricordati sì. È una sollecitazione forte sì. Alla memoria. Il suggerimento è invece una... Ma ricordati di sempre seguendo questa idea che loro stavano... Ma mi hanno detto sì che è stato lui, no? No. Non mi hanno detto che è stato lui, ma mi dicevano, ma sappiamo chi è, sappiamo che tu stavi questo con lui, era... che tu hai incontrato. Il puoi... suggerimento era questo, insomma, in sì. Questo prego pubblico ministero, quindi, c'è la contestazione. Quindi la contestazione è sulla dinamica, perché qui il contrasto, beh, sul fatto, a parte che io non vedo... Sì, magari la risposta, vabbè, non faccio per carità, però trae le sue conclusioni. Scusi pubblico ministero, non per interrompere, ma la contestazione se magari una risposta sì, non collima con la risposta. È il fatto che dalla risposta di Amanda, la signorina Knox, vorrei non essere interrotto, per
la risposta, viene fuori un iter piuttosto lungo di inviti, c'è il cellulare, l'indicazione del cellulare, rispondi, rispondi, rispondi. Allora io le contesto che a pagina 95 del verbale 17 dicembre 2007 lei dice la polizia non poteva suggerire, aspetta, Erika, ma non mi interrompiamo, no, con la riga è una cosa, è una cosa, sono pagine diverse, sono pagine diverse. Ma la riga, per favore, scusate, per favore, mentre sta leggendo il pubblico ministero, evitiamo se magari venga interrotto, altrimenti non ne usciamo più. Sì, è vero che sono pagine diverse, però una volta che ha terminato di leggere, se la pagina non è stata rintracciata per verificare la corrispondenza, si chiede, aspetti un attimo, però non interrompiamo nella lettura. Allora, interprete, la riga è 1, 2, 3, 4, ma no, pubblico ministero, non si preoccupi della riga, andiamo avanti. Interno, perché qua ha accusato Patrick e non altri perché stavano parlando sempre di Patrick, suggerendo, riferendo le parole di Amato. Io domando, la polizia non poteva suggerire, interprete, gridava il nome di Patrick. PM, che cosa le diceva la polizia? Scusi, Knox, la polizia mi diceva, sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa e un attimo prima che io facessi il nome di Patrick, qualcuno mi stava mostrando il messaggio che io gli avevo mandato. Questa è la contestazione. E quindi c'è un attimo. Le mostrano il messaggio, la polizia non sapeva chi era. Scusi, pubblico ministero. Scusi, pubblico ministero, non facciamo così. Scusate. Sì. Lei, scusi, ha sentito queste dichiarazioni? La contestazione significa questo. Le vengono rilette dichiarazioni precedenti che risultano da lei rese, e nell'eventualità in cui si rilevino dei contrasti o delle non coincidenze le si faccia presente. Okay. Lei conferma quelle dichiarazioni che ora il pubblico ministero le ha letto? Ho spiegato meglio adesso. Ha spiegato meglio adesso? Stiamo a questo. Prego pubblico ministero, prendiamo atto. Ecco, allora andiamo avanti. Okay. Quindi, che cosa succede poi? Quindi lei, di fronte a quella indicazione, fa il nome di padre, no? E che cosa dice? Allora, prima ho cominciato a piangere, poi dopo un certo punto questi poliziotti tutti insieme mi dicevano, ma tu devi dire come, perché, come è stato, volevano tutti questi dettagli che non sapevo come dire, come dargli, perché alla fine quello che è successo è questo, che quando ho detto padre ho proprio cominciato a immaginare un tipo di scena, ma sempre con queste idee di immagini che non concordevano, ma immagini che forse avrebbe potuto spiegare la situazione, quindi la faccia di padre, poi Piazza Grimana, poi la mia casa, poi una cosa verde che loro hanno spiegato a me che potrebbe essere un divano. Quindi, seguendo questa cosa, loro volevano avere i dettagli, tutto quello che ho fatto, e io non sapevo come dire. Quindi loro, parlando con me, hanno detto, allora, sei uscita dalla casa, ok, va bene. Allora, hai incontrato Patrick? Dove hai incontrato Patrick? Non lo so, forse Piazza Grimana, forse vicino a questo forse vicino a questo, perché non lo so, ho questa immagine del Piazza Grimana e ok, va bene, comunque sei andato con lui alla tua casa, ok, va bene, come hai aperto, non lo so, chiavi della mia casa, ok, so hai aperto la casa, ok, sì, e poi che hai fatto, non lo so, ma è andato lui, lei già là, non lo so, ok, va bene, in qualche modo lei arriva ora già là, ok, chi era là con te? Non lo so, c'era soltanto lui o c'era anche Raffaele, non lo so, c'era il fatto che, e questo è sempre anche quando il pubblico ministero è venuto anche, perché lui mi chiedeva, ma scusa, non capisco, non c'è senso, hai sentito questo rumore per esempio dell'urla? No, ma come
come non hai sentito nulla, ma non lo so, forse avevo gli orecchi tappati, quindi è sempre questo non lo so, forse immaginare. Andiamo,